Benvenuti cari amici, iniziamo una nuova serie di video, ma vi spiego dopo che cosa voglio fare in questa nuova tipologia. In poche parole voglio portare più prodotti e più esperienze, ma non voglio annoiarvi, quindi nel caso vi interessa il pippone sulla spiegazione, a fine video. E ora partiamo subito sull'oggetto di questa settimana. Si chiama Wear Buds e l'idea di realizzazione di questo progetto è veramente interessante, anche se, come vedremo, la realizzazione, insomma, lascia un po' a desiderare. È praticamente un fitness tracker a cui interno sono presenti degli auricolari True Wireless. Dell'unboxing non me ne frega assolutamente nulla, l'oggetto è questo che vedete qua, che ora cercherò di andare a indossare in maniera semplice. Anzi no, prima vediamo come è fatto. Cinturino in silicone. Il sistema di aggancio è bello perché è praticamente si infila qui all'interno e praticamente sparisce, quindi si adatta a tutti i polsi. Questa cosa che flash ovviamente la vediamo già è il lettore di battito cardiaco. Dopodiché qui davanti abbiamo il quadrante. La forma è un po' particolare, vi dico già un difetto perché guardate lo spessore, comunque non è per niente poco. Certo che non si possono fare gran magie se vogliamo inserire dentro degli auricolari, però insomma, comunque avete al polso una bella mattonella che vediamo se ora riesco a mettere. Eccola qui, cioè vedete la altezza sul mio polso. Nel momento in cui è così, vabbè, dici è un po' antiestetico, poi andiamo a coprirlo, insomma non è che sia comodissimo, no? Lo schermo è touch, semplicemente si muove un dito in questa maniera e si possono passare le varie schermate. È molto basilare e lo schermo, io immagino che si veda, è abbastanza antico, come dire, perché la risoluzione è bassa, si vedono i pixel, quindi non è che è proprio l'ultimo ritrovato della scienza e della tecnica. Ma ora la magia, guardate qua, pam, sono nascosti qui dentro i nostri auricolari True Wireless. Gli auricolari sono piccoli piccoli piccoli, estremamente leggeri, ma veramente leggeri, sono praticamente 3 grammi l'uno e si infilano nell'orecchio in questa maniera come dei normali in-ear. È vero che la forma non suggerisce subito il modo in cui bisogna andare a inserirli, però basta posizionarli, si girano un po', insomma, e si trova la posizione e praticamente quasi spariscono. Questa superficie è sensibile al tocco e funziona veramente veramente bene. Basta toccarlo con una più volte, potete controllare la musica, la riproduzione, addirittura il volume, potete attivare l'assistente vocale. Sono rimasto veramente, come dire, sorpreso da quanto funziona bene perché è estremamente preciso. E poi guardate qua, cioè veramente piccolo piccolo piccolo. Ovviamente tramite questi contatti si ricarica una volta che si inserisce all'interno del nostro fitness tracker. Quindi il concetto per me è estremamente bello e interessante. Ci sono però dei chiari difetti per quello che mi riguarda. Prima di tutto la quantità di informazioni che vengono visualizzate sullo schermo sono basilari, cioè ci sono i passi, c'è la distanza. Si interfaccia con le app di fitness sia di Apple che di Android, andando a rilevare e sincronizzare quelle che sono le varie informazioni, ma niente più. Oltretutto credo che la scelta di mettere la plastica come materiale del corpo principale, perché questa è plastica effetto metallo, cioè sembra qualcosa di veramente cheap, veramente made in China in tutti i sensi, e questa la trovo veramente pessima perché è un concetto vecchio, cioè si vede che non è metallo, non è bello. E parliamo di come si sente la musica, cioè la qualità audio. C'è un difetto, sono veramente troppo piccoli, addirittura è scritto sul sito che è stato utilizzato un composto con del grafene, ho fatto un video sul grafene, andate a vederlo. Il fatto è che per la voce vanno bene, cioè praticamente sono completamente sbilanciati nella media medio-alta, sono un po' carenti di bassi, ovvio che sono in ear, quindi bisogna inserirli bene all'interno dell'orecchio per occludere il vostro condotto uditivo e sentire anche più bassi.
però non ce la fanno più di tanto, quindi per me sono perfetti per le chiamate, sono perfetti. Se ascoltate audiolibri, io ascolto un sacco di audiolibri, sono pessimi per la musica, cioè se volete ascoltare musica, veramente no, lasciate perdere. Prova d'uso veloce, lo mettiamo al polso, io l'ho usato per una settimana, ve l'avete visto magari anche in qualche altro mio video. Ecco, non è che sia così semplice da soli andare a indossarlo, perché bisogna metterlo su, poi iniziare a fare un po' così con le dita, in maniera tale che scorre dentro e poi tac, lo bloccate. Vabbè, dai, neanche tanto difficile. Ripeto, l'idea è figa. Si mette qua, vediamo se adesso ho imbroccato. No, right. Attenzione, right, left da una parte. Se provate a inserirlo, comunque fate piano perché si blocca. Quindi è sbagliato, devo prendere l'altro e questo, tac, va dentro perfettamente anche da questa parte. Vediamo se riesco a farlo vedere senza che cada. Vediamo, tac. Ecco, un'altra questione. Se volete tirarne fuori solamente uno, dovrete mettere la mano da qualche parte e cercare di spingere solo da una parte. Vedete, io tengo il dito in questa maniera. Però è molto più semplice fare così. Ecco, abbiamo scoperto praticamente un altro difetto. Vedete, tac. Ogni tanto esce, non esce. Allora, benissimo, guardate, adesso esce solamente da una parte. Va bene, si può fare così e escono entrambi. Immaginiamoci, siamo qua, arriva una telefonata, vibra, tac, una parte sola, si inserisce e si risponde. Devo dire che il collegamento, una volta che si inserisce con lo smartphone, quindi il collegamento Bluetooth, funziona perfettamente. Le notifiche sono, indovinate un po', pessime perché è qualcosa del passato, cioè non è che se arriva un messaggio WhatsApp, come tutti gli smartwatch di oggi vi fanno vedere chi ve l'ha mandato, magari una parte del messaggio. No, viene fuori scritto WhatsApp, Instagram, Facebook e poi dovete andare sullo smartphone, quindi da quel punto di vista, insomma, non è un granché. Per il resto, l'idea di avere un paio di auricolari qua sempre al polso, magari anche tirarli fuori entrambi velocemente, così, infilarli dentro, rispondere alle chiamate, direi connesso, quindi si connette subito, direi che non è male come idea, cioè l'idea veramente mi piace veramente, veramente molto. Peccato che la realizzazione, come detto, lascia un po' a desiderare. Autonomia, una giornata più o meno. Cioè, se lo utilizzate poco, potete anche puntare al paio di giorni. Però è al solito, oggi gli smartwatch magari durano anche un paio di giorni, ma rischiate di arrivare alla fine del secondo giorno che avete la batteria scarica. Quindi vi conviene metterlo sotto carica di notte. La ricarica si effettua tramite questo contatto proprietario che ho qui da qualche parte, eccolo, proprietario magnetico, semplicemente andando ad avvicinare in questa maniera. È un prodotto in Kickstarter. Per me, il mio giudizio finale è 2 stelle e mezzo. Darò anche i voti d'ora in poi. Perché 2 stelle e mezzo? Perché è proprio in via di mezzo. Mi piace molto il concetto, la realizzazione lascia un po' a desiderare, un po' troppo alto, l'uso di questo materiale plastica finto metallo è pessimo e gli auricolari vanno bene solamente per l'audio della voce, per la musica, insomma, così così. Però molto bella l'idea, io spero che continuino a sviluppare un concetto di questo genere, magari con una migliore qualità audio, perché insomma, è figo averlo al polso, che tac, tirate fuori e potete utilizzare i vostri auricolari. Però deve migliorare nelle notifiche, deve migliorare nello schermo, deve migliorare nella qualità audio, nella qualità dei materiali e magari se lo fanno un pochettino, trovano il modo di farlo un pochettino più basso, non quasi 2 centimetri sul polso, sarebbe sicuramente meglio. Grazie ragazzi per avermi seguito in questo mio video. Ora, se avete aspettato fino a questo momento, vi dico che tipologia di video sto facendo. Ci sto provando, quindi sperimenterò come al solito. Continuerò a fare i miei video didattici, questi saranno video on top, una settimana se riesco, se no comunque quando riuscirò a preparare un video. Voglio parlare di prodotti e voglio parlare di servizi, perché io provo tantissimi prodotti, provo tantissimi servizi, le aziende me lo chiedono magari per fare anche le varie recensioni, semplicemente per darle un feedback, considerato che è una quantità di anni infinita che mi occupo di queste cose e voglio condividere con voi. Quindi sperimenterò molto. So che magari saranno dei video un pochettino, come dire, meno interessanti per alcuni rispetto ad altri. Vedremo,
magari farò anche titoli che non c'entrano niente, quindi non prendetevela per queste cose. Sto sperimentando e voglio fare qualcosa di più così fresco. Questo video non aveva nessun tipo di scaletta, in maniera completamente naturale, e voglio, come detto, avvicinarmi e portare qualcos'altro che nella mia quotidianità, perché tanto queste cose le faccio, le provo e magari le condivido anche con voi. E tutto qui. Se non vi piacciono questi video, ci sono sempre quegli altri, tranquilli, porterò avanti sempre il filone didattico del mio canale. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, se no ci vediamo negli altri video. Ci vediamo, l'ho già detto. Ciao!